Daniel Gospic, alla fine della prima giornata sei primo, un po' eri il favorito, però com'è andata la gara di oggi? La gara è andata bene, bene, benissimo, bene. Posso dire bene perché nelle prime due ore avevo già 8 gronghi e dopo un po' scirocco, un po' il corrente ha fatto che la navigazione non era proprio delle più belle e non riuscivi proprio a planare come volevi, e dopo alla fine sono ancora riuscito a prendere quei ultimi due che mi mancavano e nel tempo che mi è rimasto ho preso quei due pesci. Senti, in un certo momento restava un po' di più di tempo perché già avevo una strada di fare più, se c'era tempo buono di più la facevo più veloce e sicuro mi rimaneva più tempo per prendere altri pesci. A un certo punto il tuo percorso si è incrociato con quello del tuo compagno di squadra, eravate quasi sullo stesso punto, poi tu sei andato su un altro. Sì, perché lui, perché io lo suo, mi ha detto che ha preso grongo del pietra che conoscevo anch'io, sono andato subito via. Senti, subito dietro di te c'è un veterano della pesca, il campione euroafricano in carica, Pedro Carbonell. Domani sarà una lotta dura. Domani sarà una lotta dura, tra lui, me e i miei compagni di squadra, anche i suoi, perché qualcuno può risalire ancora di più se uno incappa in una giornata non benissima, l'altro gli fa più bene. Il campo gara di domani? Diverso di quello oggi, più pesce, gronghi come solito, più fondo. Senti, intanto ti facciamo i complimenti per la gara di oggi, ci risentiamo domani sera. Grazie.